C'è chi fingeva di essere in malattia, ma intanto lavorava come meccanico, e chi, assente sempre per forti dolori alle gambe, giocava a calcio. 12 agenti di polizia penitenziaria del Due Palazzi di Padova, indagati ora per truffa per essersi finti malati. Nell'indagine compaiono anche i nomi di 5 medici compiacenti che avrebbero falsificato i certificati. Una vera e propria epidemia di sciatica e mal di schiena, quella che sembra aver colpito gli agenti del carcere. Tant'è che la procura padovana ha avviato un'indagine. Si tratta del secondo filone dell'inchiesta, ben più grande, che nel luglio dello scorso anno aveva portato all'arresto di 15 persone, 6 agenti e altrettanti detenuti per un giro di spaccio di droga e corruzione dentro il carcere. Duro il commento del segretario del sindacato SAP, Giovanni Vona. Noi comunque siamo ben, la stragrande maggioranza, credo di parlare a nome di tutti, siamo abbastanza sereni e tranquilli, e che questa inchiesta faccia finalmente luce e che porti a una verità, in modo tale che si possa un po' ristabilire un po' di serenità e tranquillità all'interno del reparto di polizia penitenziaria. Centinaia di certificati sequestrati, circa 70 giorni di assenza per malattia fatti dagli agenti indagati, giorni che, guarda caso, si condensavano nei periodi a ridosso del Ferragosto e delle festività.